D come pere cotogne. Anche di questo abbiamo già parlato, ma insomma è arrivato il momento delle pere cotogne o delle mele cotogne, decidete voi. Le fate dopo averle sbucciate a fettine fine e le mettete a bollire un chilo di pere in un litro d'acqua con 700 grammi di zucchero, blu e un limone. Quando si cominciano a ammorbidire, lo vedete, le pigliate da una parte, dopo averle schiumate, durante la bollitura togliete un po' di quella schiuma bianca che viene fuori, perché così la marmellata di mele, di pere cotogne risulterà più limpida, più lucida, più traslucida, bellissima. Fatto questo lavoro e finita di cuocerla, gli date un colpettino con un mixer, non tanto però, un colpettino, fermate, e poi così avete la marmellata di pere cotogne con cui potete vivere per merende. Avete mai fatto una fetta di pane, burro e marmellata di pere cotogne? Una meraviglia. Ci avete messo dentro un po' di peperoncino? Oh, allora vi verrà utile anche per dei bolliti, per delle galline, per dei capponi. Fantastico, capito? Grazie, ciao.